cari amici, bentornati sul mio canale. Opening tradizionale per un video un po' particolare. Vi chiedo scusa per la barba lunga, l'espressione un po' stanca, ma un periodo un pochino pesante. Fortunatamente sto per andare in ferie perché da più di un anno che lavoro una media di 75-80 ore alla settimana, comincio a essere veramente stanco, ho bisogno di un pochino di riposo. Al mio ritorno e al raggiungimento dei 20.000 iscritti, come vi ho detto in altri video, faremo una live, sarò riposato, sarò felice, sarò entusiasta di raccontarvi tutte le novità che stanno per arrivare sul canale. Inoltre parleremo insieme di musica, potrete farmi tutte le domande che vorrete, quindi diciamo che al mio ritorno sarò fresco, riposato e pronto per raccontarvi tutto quello che sta per accadere. Dunque, video un po' particolare, vi dicevo, perché volevo farvi vedere, volevo raccontarvi che in realtà non è tutto patinato e luccicante quello che sta dietro alla vita di chi si occupa di musica per mestiere. E vi voglio raccontare in particolare un episodio. La scelta di raccontarvelo nasce da una recente seduta con la mia psicoterapeuta. Io non faccio assolutamente mistero del fatto che ogni tanto ho bisogno di andare a fare una seduta di psicoterapia per allinearmi un po', per rimettermi un pochino in riga, soprattutto per lavorare sul mio eccessivo perfezionismo lavorativo e non solo, che ogni tanto è un po' una palla al piede. Quando tu vedi degli errori che nessun altro sente sul lavoro, su una produzione, su un video, su un libro, su cose di questo genere, non è facile da elaborare questa cosa. E quindi sicuramente la psicoterapia mi mette un po' in linea, mi fa capire che ogni tanto sto veramente cercando il pelo nell'uovo quando il pelo non c'è. E nel corso dell'ultima chiacchierata che ho avuto con la mia psicoterapeuta, abbiamo codificato il fatto che raccontare anche gli insuccessi, anzi soprattutto gli insuccessi, è un buon sistema per condividere con le persone, con la community, quello che c'è in realtà dietro a un lavoro come quello del musicista. Si tratta di una cosa che è accaduta circa 7-8 anni fa. Che cosa è successo? È successo che una persona che lavora nel mondo della musica, che non è uno strumentista, ma una persona molto preparata, di livello molto alto, che mi conosce per alcuni lavori fatti insieme e che, con mio piacere, apprezza il modo in cui lavoro, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, ho trovato un'occasione molto molto particolare, nel senso che ho fatto il tuo nome e ti chiameranno per fare un'audizione per il tour di un cantante famosissimo. Adesso io dico un barra una cantante, non voglio nemmeno dirvi se si tratta di una donna o di un uomo, non voglio darvi alcun indizio da questo punto di vista, però credetemi che è una figura molto 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 di spicco, cioè sarebbe stata una cosa veramente molto grossa. Che cosa succedeva all'interno di questa produzione, diciamo? Cercavano un nuovo pianista, volevano cambiare il pianista che, detta tra noi, non è un fenomeno. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma ovviamente non vi dirò il cantante, quindi tantomeno vi dirò il nome del pianista, però non è sicuramente, a mio parere, secondo la mia opinione, bravissimo. Ma la produzione concordava con questa cosa e, come detto, voleva cambiarlo, e parlando con questo mio amico è venuto fuori il mio nome e allora lui ha detto: guardate, io ho una persona che veramente potrebbe fare al caso vostro, wow, figata, lo chiamiamo, gli facciamo un'audizione e sentiamolo un pochino. Vi lascio immaginare che quando mi ha detto questa cosa io mi sono entusiasmato, ovviamente avrei avuto davvero piacere di andare a fare il tour, tra l'altro era appena uscito un disco nuovo, stava per partire un mega tour, quindi ho detto: ok, figata, vado a fare una cosa di questo genere, se faccio una buona audizione vado a fare una cosa di questo genere, mi piacerebbe davvero tanto. Va detto però che non si trattava di un barra una cantante che io seguivo particolarmente, devo essere sincero. Adesso io parlo al maschile d'ora in poi per non continuare tutto il video a dirvi un una, ma come vi ho detto prima non è assolutamente detto che si tratti di un uomo, potrebbe essere un uomo come una donna. Dicevo, non si può arrivare all'audizione dicendo: ah, io di questo cantante non so nulla, conosco pochi pezzi, si fa una figura veramente misera. Ho chiesto al mio amico: ma in linea generale quando mi potrebbero chiamare per questa cosa? E lui mi ha detto: guarda, 2-3 settimane al massimo. Ok, momento di panico, devo impararmi un sacco di roba perché devo arrivare all'audizione pronto, almeno dimostrando di conoscere i pezzi più importanti. Cosa faccio? Mi compro un disco, che era un disco, diciamo, con i pezzi più famosi, ma si parla di tipo 30 tracce, mi compro l'ultimo album e nel giro di poco più di 2 settimane mi trascrivo
tutti i pezzi dell'album, quello con i pezzi più famosi, e tutti i pezzi dell'album nuovo. Me li trascrivo, me li imparo a memoria, quindi mi imparo nell'arco di 2 settimane qualcosa tipo 45 brani, cioè veramente un malloppo gigantesco, tra l'altro addirittura con tutti gli obbligati, copiando i voicing dal disco, quindi un lavoro molto molto accurato. E effettivamente poi cosa succede? Succede che mi telefonano e mi dicono: guarda, dovresti venire nel tal posto, era molto lontano da casa mia, io abito a Trento, era molto lontana questa audizione, però vabbè, non c'è problema, dovresti venire nel tal posto per fare l'audizione. Una mattina in inverno parto, prendo la macchina e vado in questo posto. Arrivo nel contesto, diciamo, dove avrei dovuto fare l'audizione, che sarebbe stata col direttore musicale, non sarebbe stato presente il cantante, quindi sarebbe stata una cosa fatta soltanto col direttore musicale della produzione, che tra l'altro suonava nella band, quindi il direttore musicale era anche uno degli strumentisti. Mi racconta appunto che desiderano cambiare pianista perché non si trovano, perché ritengono che il livello del pianista che hanno non sia adeguato alla produzione stessa. Partiamo, mi dice: ma lo conosci il tal pezzo? Sì, era tra quelli che avevo trascritto. Lo suoniamo insieme, funziona tutto piuttosto bene, quindi diciamo dal punto di vista anche del dialogo musicale mi trovo a mio agio con lui. E poi mi dice: lo conosci il tal altro pezzo? Sì, anche questo era tra quelli che avevo trascritto, tutto a memoria, quindi io parto, faccio tutto a memoria. A un certo punto me ne nomina uno che avevo solo sentito, ma non era fra quelli che avevo trascritto, però ho detto: ok, ragioniamo, ricordiamo, mi ricordavo appunto un pochino le sequenze armoniche ed è andata molto bene anche su quello e è stata un'audizione molto breve, molto più breve di quanto avrei immaginato, al termine della quale mi dice: guarda, non voglio darti una risposta immediata, però devo dirti che è andata veramente molto bene. Potresti davvero essere la persona giusta per noi, hai le competenze giuste, hai fatto una bella audizione, si vede che conosci il repertorio. E quindi, diciamo, non voglio darti una risposta definitiva, però sappi che è andato tutto molto bene. Ovviamente uno come esce da questa cosa? Ne esce contento, ne esce camminando, diciamo, a 10 centimetri da terra e ne esce molto molto fiducioso. Gli chiedo soltanto quando pensa di darmi una risposta definitiva e mi dice: guarda, nell'arco di una settimana, 10 giorni, ti diciamo qualcosa. Ovviamente torno a casa e comincio a pianificare quanti mesi saranno, quante date saranno, come faccio con la didattica, prendo aspettativa e come mi organizzo, la famiglia, c'erano un sacco di cose in ballo, però assolutamente non avevo intenzione di saltare questa opportunità se mi fosse stata data, quindi ovviamente ero orientato per fare questa cosa. Passa una settimana, passano 10 giorni, ne passano 15, ne passano 20, passa un mese e nessuno mi chiama. E io lì non volevo fare il pressante perché ovviamente non volevo stressare, però non è bello quando ti dicono una settimana, 10 giorni, ti chiamiamo, ne passano 30, 40 e nessuno si è fatto vivo. Ho fatto passare quasi 2 mesi, dopo i quali a un certo punto ho preso il telefono, l'ho chiamato io, gli ho detto: scusa, io veramente sarei un po' desideroso di sapere se effettivamente quello che ci siamo detti sta per andare in porto. E lui mi risponde: guarda, abbiamo preso una decisione diversa. E lì uno cosa dice? Hanno trovato uno che ha suonato meglio di me. Uno più bravo, perché ricordiamo che avremo sempre qualcuno di più bravo e qualcuno di meno bravo di noi. È normale, fa parte della vita. Quindi diciamo Lang Lang ha qualcuno di più bravo e il più scadente dei pianisti ha qualcuno di meno bravo. È assolutamente normale. Però la motivazione non è stata quella, non è stata abbiamo trovato uno più bravo. È stata quella di dirmi: non ce la siamo sentita dal punto di vista umano di cambiare il pianista. Quindi abbiamo scelto di integrare la band non con un pianista, ma con un polistrumentista che quindi fa più cose, è di supporto, ci fa più strumenti perché avevano scelto una persona che sapeva suonare molte cose. Io sono un pianista e ho suonato il violoncello. Io, se mi date in mano una chitarra, un basso, mi chiedete di fare dei cori, io sono una pippa, non le so fare queste cose. Quindi, diciamo, hanno scelto una figura completamente diversa. Bello dal punto di vista, diciamo, umano per non segare completamente il pianista che avevano prima, botta veramente secca in mezzo alle scapole per me, perché vi dico la verità, ci avevo fatto molti film, ma ce li avevo fatti non perché mi ero inventato una cosa, ce li avevo fatti sulla base di dati oggettivi. Quindi ho fatto molta, molta fatica a riprendermi da una delusione del genere, al punto che non mi sono mai più
inserito per scelta proprio nel contesto dei tour, nel contesto dei live dove si accompagnano i cantanti di un certo spessore, diciamo i cantanti che tutti conoscono. Non ho più avuto la forza emotiva di dire ok, riprendiamo contatto con quel mondo e vediamo se salta fuori l'occasione. Non escludo di farlo in futuro perché probabilmente finalmente la sto elaborando. Quella cosa lì l'avevo presa davvero molto male, anche perché era un periodo lavorativo dove avevo davvero bisogno di uno stimolo nuovo e quello lì sarebbe stato uno stimolo molto importante. In un periodo come questo, per esempio, dove stanno succedendo tante cose molto belle, non sono alla caccia sfrenata di uno stimolo particolare che faccia partire qualcosa che mi manca. Sono molto più appagato, molto più sereno lavorativamente, quindi diciamo arrivasse un'occasione di questo genere la prenderei con piacere, ma se non arrivo ho talmente tante cose di cui occuparmi che diciamo non ho il problema della carenza di lavoro, ma in quel periodo diciamo sarebbe stata una bella svolta. Questo per dirvi che cosa? Per dirvi che solitamente la tendenza è quella di far vedere, soprattutto sui social, soprattutto su YouTube, un mondo dove siamo tutti di successo, siamo tutti chiamati, siamo tutti felici, siamo tutti coi contratti. In realtà non è sempre così. Arrivano delle cose positive, ce ne sono, perché non posso negare che ce ne siano, opportunità, lavori, situazioni belle che diciamo danno soddisfazione, talvolta arrivano, ma talvolta arrivano anche delle colossali tramvate e questa per me personalmente è stata veramente una colossale tramvata, anche perché, ripeto, è il mio mestiere, mi è arrivata 7-8 anni fa, quindi mi è arrivata dopo 20 anni di professione, con collaborazioni importanti che avevo fatto prima, quindi diciamo sarebbe stato il prosieguo naturale di quello che era successo, mi ha dato una bella legnata in mezzo alle scapole, come vi dicevo prima, dalla quale ho fatto fatica a riprendermi. Quindi il mio consiglio in linea generale, se vi dovessero arrivare delle delusioni grosse, prendetele meglio di come io presi quella delusione particolare, sappiate che non è tutto oro quello che luccica nella vita dei pianisti sui social, su YouTube, TikTok, Instagram e quant'altro, perché ci sono dietro molte cose artefatte, costruite, finte, e per dare l'idea di essere sempre di successo, di essere sempre richiesti, di essere sempre quelli che vengono scelti, ma in realtà non è così. E come vi dico, a me è capitato di essere non scelto e di patirla moltissimo, e non demordete, perché veramente il mondo della musica è fatto così, è fatto di tante porte chiuse. È un mondo molto molto selettivo, è un mondo spesso non meritocratico, questo non vuol dire che suoni gente scarsa, ma vuol dire che talvolta suona gente che arriva alle opportunità non per meriti ma per conoscenze. Io stesso a quell'audizione lì c'ero arrivato perché conoscevo una persona, non perché mi avevano sentito da qualche altra parte, ma perché conoscevo una persona inserita nel giro. Quindi sappiate che purtroppo in tanti tanti casi funziona così e non ci possiamo fare niente. Ora, io spero che questo contenuto, questa storia sia stata di vostro interesse. Se i contenuti vi piacciono, come detto, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Veramente a 20.000 siamo vicinissimi, sono molto contento, vi ringrazio di questo e vi do appuntamento al prossimo video, che non sarà la live, sarà un video che arriverà prima dei 20.000, però vi do appuntamento al prossimo video che sarà dopo le ferie, quindi avrò sicuramente una faccia molto più riposata. Intanto vi ringrazio per avermi guardato anche in questo contenuto. Un caro saluto da Patrick Trentini.